Allora è tutto molto semplice per proteggersi. Se non hanno seguito questo iter, non comprateli, non sono farmaci legali. E se sono legali e non avete la prescrizione, non comprateli ancora se non ve li ha prescritti un medico. Questo innanzitutto, perché ci possono essere gravi, gravissimi rischi per la salute. Ed è questo che vogliamo approfondire adesso insieme a un nostro nuovo ospite. È con noi Dario Manfellotto, in videochiamata presidente del FADOI, Federazione Associazione Dirigenti Ospedalieri Internisti. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno. Buongiorno, dottor Manfellotto, con lei vorremmo capire, specialmente per quanto riguarda quei farmaci che sono utilizzati in ospedale ma in via sperimentale, quanto è importante non assumerli in maniera autonoma e con un fai da te che può essere pericolosissimo? Quali sono i rischi che corriamo? Ma i farmaci che vengono usati per delle sperimentazioni non sono commercializzabili, veniva detto anche adesso dal collega dell'AIFA nel servizio che avete mandato. Quindi se sono farmaci che fanno parte di una ricerca, di una sperimentazione, quindi tutto l'iter regolatorio, sono farmaci sottoposti a un controllo rigorosissimo e non escono dai luoghi dove si fa ricerca. Quindi il commercio di questi farmaci è inesistente. Scrivere su internet farmaco sperimentale per Covid è chiaramente un falso. Ecco, però ricordiamo quali sono i pericoli di assumere questi farmaci, che non sono quindi quelli sperimentali ma vengono spacciati come tali, però possono contenere sostanze che ci fanno male. E certo, intanto non sappiamo che cosa contengono, perché poi dicono farmaco sperimentale e chissà se quello che c'è dentro è del borotalco, della polvere normale oppure qualche altro farmaco. Questo non è controllabile, perché mentre sui farmaci che sono venduti nelle farmacie sottoposti al controllo degli organi regolatori italiani, noi sappiamo con precisione cosa c'è dentro e qual è il contenuto e qual è la quantità e la dose che dobbiamo prendere. Per questi altri farmaci che compriamo, che sono venduti online, questo tipo di controllo non c'è. Ma io faccio solo una puntualizzazione: tante persone hanno sfiducia nei confronti dei farmaci equivalenti. No? Che noi possiamo comprare in farmacia invece del farmaco di marca, possiamo comprare l'equivalente che è assolutamente identico, testato ed è uguale, sottoposto a tutti i controlli del Ministero, ma le persone hanno un certo grado di sfiducia e poi magari sono le stesse persone che comprano online qualcosa di incontrollato. È uno strano fenomeno che si sta verificando. Un strano fenomeno che riguarda ultimamente i farmaci anti-Covid, ma su internet l'allarme corre per molte altre cose. Infatti vediamo questo articolo della Stampa di qualche giorno fa: Covid, quei falsi vaccini venduti in rete. Attenzione, sono pericolosi. Alessio Ribaudo, di che vaccini si tratta? Da dove provengono e soprattutto dove sono stati intercettati? Bisogna ripetere sino alla nausea che al momento non è possibile e non è lecito acquistare vaccini e prodotti anti-Covid attraverso nessuna modalità. La sperimentazione avviene nei centri di ricerca e al massimo attraverso, come dicevano prima i medici, attraverso strutture che possono sperimentare. Per cui se vedete su internet che vengono spacciati per anti-Covid alcuni medicinali, è semplicemente una bugia, è semplicemente un falso, perché non si sa cosa c'è dentro, non lo dico io, lo ha detto il direttore delle dogane, perché quel titolo lì si riferisce a un sequestro che è stato fatto al porto di Genova, dei farmaci che sono stati spacciati come vaccini anti-Covid provenienti dalla Cina, però nessuno di quei farmaci era riconducibile ai tre vaccini che si stanno sperimentando in Cina, per cui sono stati sequestrati. L'Interpol ha redatto un rapporto dedicato esclusivamente al crimine attraverso la commercializzazione di prodotti spacciati per anti-Covid ed è molto preoccupata. Lo ha detto direttamente il segretario generale, dicendo che le organizzazioni criminali attualmente ritengono questi prodotti e questi vaccini come oro liquido, perché ci sono purtroppo troppe persone, come diceva il medico poc'anzi, che credono che esista tutta una teoria del complotto di Big Pharma attraverso il quale non vengono dati alcuni farmaci per motivi N, che possono essere il prezzo, certo, eccetera. Certo. Purtroppo queste persone poi cadono nei trucchi delle organizzazioni criminali, perché recentemente in America nel dark web venivano vendute a $43 a pasticca l'idrossiclorochina, che costa $1.
Quindi, se tu hai una prescrizione di un antimalarico come l'idrossiclorochina che serve appunto per la malaria, rischi di non solo minare la tua salute, perché stai utilizzando un farmaco per qualcosa che non va bene, ma per di più ti fai truffare E lo 43 paghi volte il tantissimo, 40 prezzo. dollari in più, certo, e lo paghi Esatto. tantissimo, oltretutto. Ma naturalmente c'è chi ne approfitta in queste situazioni, specialmente sulla paura della gente. Dottor Manfellotto, una domanda relativa a questi vaccini, molto brevemente. C'è il rischio che arrivino nei presidi ospedalieri questo tipo di vaccini illegali? Qualcuno ne Ma può approfittare? Le maglie sono abbastanza strette per garantire che non arrivino? assolutamente non possono arrivare questi vaccini né altri farmaci. Le maglie delle farmacie ospedaliere seguono dei percorsi rigorosissimi. Nulla può entrare che non avvenga attraverso i percorsi normali della fornitura da parte degli organi che si occupano di questo. È sicuramente qualcosa che posso dire con certezza. Tra l'altro, per i vaccini, e intanto apprezzo molto le parole di Ribaudo, che è un attento cronista di questi fenomeni, e devo dire gli faccio i complimenti. I vaccini che vengono venduti, i cosiddetti vaccini che vengono venduti via web, sarebbero quei vaccini che devono avere tra l'altro una modalità di conservazione, a freddo, anche sotto meno 70 gradi, o comunque con un regime del freddo che ovviamente per via postale non può Non può essere essere, non può garantito. essere garantito. Arriva a casa il pacchetto del vaccino, è sicuramente un falso. Quindi, c'è da dire che purtroppo adesso il richiamo alla competenza, il richiamo a quello che dicono i medici, spesso viene messo in secondo piano rispetto a quello che autonomamente si legge sul web. Dottor Manfellotto, spesso viene messo in secondo piano perché non sempre le cose funzionano e vanno bene o non ovunque. Infatti a noi arrivano parecchie storie di gente lasciata sola, abbandonata nella cura del Covid. Purtroppo non tutto funziona, con la stessa efficienza in tutte le parti d'Italia. Abbiamo raccolto soprattutto una testimonianza che ci è arrivata e dovremmo avere in collegamento, con noi dalla provincia di Matera Michele Soldo, che ringrazio per essere qui con noi. È con noi, Michele? Sì, buongiorno a tutti, grazie per Buongiorno. l'invito. No, grazie a lei perché la storia che ha da raccontarci è di quelle non semplici, ovviamente. Io purtroppo la devo far tornare un po' indietro, la devo far tornare indietro al 16 novembre scorso, che è una giornata molto difficile per lei. Cosa è successo in quel giorno? In quel giorno è venuto a mancare mio padre Domenico. Ci tengo a sottolineare che il mio intervento non vuole essere una denuncia nei Sì. confronti dei medici o degli operatori sanitari che stanno pagando un tributo grave in questa pandemia, ma una Certo. testimonianza di un fatto, di una vicenda che ha colpito me e la mia famiglia, ma sicuramente non siamo i soli ad aver vissuto un tale incubo. E magari fare in modo di attenzionare la cosa a chi di dovere e che non accada più. Ed è importante proprio perché si faccia veicolo con questo esempio per far funzionare le cose, che la ringraziamo. Allora, suo padre aveva 77 anni, da quanto tempo si trovava in ospedale? Allora, le racconto giusto brevemente la storia. Il mio papà Domenico era affetto da leucemia mieloide acuta, diagnosticata lì a fine agosto, inizia a fare la terapia oncologica e di conseguenza le trasfusioni che fa presso l'ospedale di Matera. Sì. Siamo certi che qui contrae il virus. I primi giorni è asintomatico, gli viene ovviamente ordinata la quarantena e quindi anche l'ospedale gli dice di non recarsi in reparto per le trasfusioni. Sì. Qui inizia il vero dramma. Perché passano le ore, passano i giorni e nessuno, dico nessuno, sa dirci qual è la prassi per trasfondere un positivo al Covid con leucemia. Allora decido di accompagnarlo io in macchina all'ospedale, dove anche dietro sollecito del medico di base viene ricoverato presso malattie infettive. E nonostante si trovano di fronte a un 77enne Covid con leucemia e immunodepresso, lo rimandano a casa dopo soli 2 giorni, dove tra l'altro abbiamo anche nostra madre con una broncopatia cronica molto grave e Amen. anch'essa positiva al Covid.
Dopo 4 giorni succede che la situazione si aggrava, ha la febbre oltre 39 e viene portata all'ospedale col 118, che questa volta interviene. E io voglio sottolineare che mio padre non era allettato, era completamente autonomo, lucido ed è stato lucidissimo fino all'ultimo istante. Era una persona molto operativa e attiva e anche nell'ambulanza è salito senza aiuto. Poi nella tarda mattinata, parliamo del 5 di novembre, arriva in ospedale e viene ricoverato presso il reparto cosiddetto Covid, che fino a pochi giorni prima era il reparto di neuropsichiatria infantile. Quindi era stato convertito in pochi giorni. In pochi giorni, esatto. E sosta lì oltre 2 ore nel corridoio prima che gli venisse assegnato il letto. Era zuppo di sudore perché gli avevano fatto una flebo di tachipirina nell'autoambulanza. Per quasi 2 giorni non mangia, non gli fanno nessun tipo di flebo e solo dopo svariate richieste riceve una bottiglia d'acqua. Cosa succede Sì. poi per arrivare fino al 16 novembre? Mi Sì. dispiace farla correre Lo so, in questa situazione. era un problema anche fargli un emocromo perché sono passate diverse ore dal ricovero prima che ricevesse un emocromo ed era uno che aveva la leucemia acuta. Poi, solo nel pomeriggio del terzo giorno del ricovero, viene sottoposto a TAC dopo pressioni che io stesso ho fatto. Quindi gli viene messa la ventilazione meccanica. Nell'arco di 3-4 giorni, una persona completamente attiva diventa debilitato, indebolito e completamente allettato. Poi, come diceva lei, il 16, lunedì 16, mio padre ci chiama tutti, era lui a chiamarci, l'ultima chiamata, Era stata l'ultima chiamata, vero? sì, Quasi. E alle 9 del mattino, verso le 14, dopo poco le si sentiva 14.30. bene, giusto? Nella Sì, mi telefonata. aveva detto che si sentiva un pochino meglio rispetto al giorno prima, che aveva mangiato un pochino di frutta grattugiata. Lui era presente a se stesso, cioè sapeva benissimo cosa gli facevano e quello che ce lo riferiva. E invece qualche ora dopo suo padre non c'era più. Alle 14.30, sì, più o Allora, meno. io la ringrazio per averci dato questa testimonianza estremamente dolorosa. Cercheremo di capire insieme ai nostri ospiti cosa non ha funzionato e speriamo che sia d'esempio perché non accada. Mi stringo a lei, alla sua famiglia e ai suoi altri 3 fratelli. Fatevi forza. Grazie. E ricordate le ultime parole di papà quella mattina. Grazie Grazie. a lei. Allora, dottor Manfellotto, non spetta a lei chiaramente dare una risposta, però l'ha sentita questa storia, ce ne sono molte di queste storie ed è forse in questo vuoto, in questa solitudine che poi l'illecito rischia di attecchire. È così? Sì, è difficile commentare una storia come questa, triste, questo dramma, che poi noi parliamo sempre della mortalità, no? 800 morti, 400 morti sono diminuiti, ma la mortalità è quella che noi viviamo nella nostra famiglia, quindi poco importa dire se è ridotta la mortalità se uno perde il padre o la madre o un fratello, quindi la mortalità è un fatto per la morte, è un fatto personale durissimo e che è difficile accettare. Detto questo, noi purtroppo abbiamo imparato che l'infezione da Covid può provocare un brusco e improvviso peggioramento delle condizioni di un paziente anche in buona salute, prima, o è ancora di più in un paziente che ha una malattia grave come una leucemia mieloide acuta all'età di questo signore. Quindi c'è stato evidentemente un peggioramento brusco e improvviso che ha provocato la morte. Io non riesco e non posso commentare altro su questa situazione perché ovviamente non ho i dettagli e non ho la possibilità di intervenire in merito. Allora, proviamo a commentarla invece insieme al direttore dell'ASM di Matera, Gaetano Annese, che ci ha chiamato in diretta. Direttore, buongiorno, grazie per averci chiamati. Buongiorno, Prego, saluto a tutti. Buongiorno. buongiorno. Allora, ha sentito la storia, ovviamente, che Sì. riguarda, insomma, il suo nosocomio e la denuncia di questo telespettatore. E le lascio la parola per D'accordo, commentare, per d'accordo. farci capire cosa non ha funzionato in quel caso. Allora, io non posso che essere vicino al dolore del signor Soldo, ovviamente, per la perdita del papà. Quello che posso dire è che stiamo operando affrontando difficoltà che ogni giorno si presentano e dobbiamo risolverle.
Il signor Soldo è stato assistito al meglio, nel senso che è stato preso in carico, è stato ricoverato in un reparto Covid, abbiamo dovuto fronteggiare sia la parte di patologia di base leucemica e sì ovviamente la positivizzazione, che non è possibile accertare e dire con certezza che sia stata presa in ospedale. E ha avuto tutte le consulenze, ematologica, rianimatoria, pneumologica, e lo capisco che il papà del signor Soldo abbia vissuto questa situazione di isolamento come la vivono tanti pazienti affetti da Covid, perché vivono diversamente la residenza ospedaliera, non possono più avere il parente che è lì vicino, che li conforta, e quindi necessariamente si crea una situazione psicologica di disagio che comporta sicuramente un peggioramento di quello che è il quadro clinico. Noi, che nel senso sì, che... noi ovviamente non vogliamo entrare nel merito di quella che è l'organizzazione dell'ospedale, ovviamente, però converrà che non aver ricevuto una completa assistenza, in alcuni casi non aveva neanche l'acqua per bere, è una cosa importante, no, su cui si deve... Magari è quello che riferiva il paziente, ma è impossibile, passa... Il vitto viene distribuito normalmente, l'acqua viene distribuita normalmente. Non vedo come non possa aver ricevuto una bottiglia d'acqua. Insomma, allora facciamo così, forse il senso di solitudine e di abbandono fa dire anche queste cose, forse c'è bisogno di stare anche nella difficoltà che voi riscontrate di stare più vicini ai pazienti. Speriamo che sia garantito e sia fatto per tutti. Ha parlato con i parenti, proprio il direttore della struttura ha parlato con i parenti, quindi dandogli notizie di come stesse il loro congiunto, quindi non è stato proprio isolato completamente. La situazione comunque sì, è critica. La situazione per è critica, rassicuri tutti i telespettatori che vi state prendendo cura, per assolutamente, salutarci. Noi curiamo tutti al meglio con le terapie migliori che esistano per il Covid e cerchiamo anche, anzi stiamo implementando un sistema per far sentire di più la vicinanza dei parenti ai pazienti che sono ricoverati nella nostra struttura. E allora la ringrazio, grazie, prego, le auguro buon lavoro, prego, grazie. Anche saluto anche anche gli altri ospiti che sono intervenuti con noi, il dottor Manfellotto, grazie per la sua consulenza, e Alessio grazie, Ribaudo che...